Una giornata di festa per i vigili del fuoco di Città di Castello, una giornata di festa ma anche di ricordo, perché la caserma Tifernate è stata intitolata ad Antonio Ceccarelli, un pompiere che è morto nel 2007 durante un'esercitazione nel Monte Cucco insieme ad altri colleghi. E sono stati tanti i cittadini che hanno voluto onorare la memoria di questo vigile del fuoco, insieme a loro anche le autorità dello Stato, a partire dal sottosegretario all'interno, l'onorevole Giampiero Bocci, fino ai sindaci della zona. Senza dimenticare le rappresentanze delle forze dell'ordine che si sono strette qui intorno per questa giornata molto particolare per i pompieri di Città di Castello. Una giornata importante non solo per il distaccamento di Città di Castello, ma per tutto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come spiega il sottosegretario, l'onorevole Giampiero Bocci. Siamo per ricordare un vigile del fuoco bravo, straordinario, che ha dimostrato con la passione e la competenza che oggi fare il vigile del fuoco è un grande lavoro, ma siamo anche per ricordare il lavoro straordinario del Corpo dei Vigili del Fuoco, un corpo che serve lo Stato sul territorio e un corpo che è vicinissimo ai cittadini. Noi dobbiamo a questi uomini dare più mezzi, più risorse, accompagnarli in questo sforzo ancora di più, perché molta della credibilità e dell'autorevolezza del nostro Paese, dello Stato, passa attraverso il lavoro di tutti i giorni del Corpo dei Vigili del Fuoco. Il motivo della manifestazione invece è stato spiegato dal comandante provinciale, ingegnere Stefano Marsella, di Perugia. Oggi si è svolta una cerimonia molto sobria per ricordare la memoria di un vigile che è scomparso nel tempo libero, facendo un'attività nel tempo libero, ma per mantenere elevato il suo livello di preparazione professionale. Quindi è un esempio che, oltre all'affetto che lega ancora il personale alla famiglia, è un esempio un po' per tutto il personale Vigili del Fuoco, perché adesso sempre più spesso purtroppo stiamo chiedendo al personale di compiere sacrifici per mantenere elevato il livello di preparazione.